Se mi cade la rifacciamo. Ma va là. Ciao, sono Luisa, devo preparare dei ravioli di burrata e tartufo bianco e farò una sfoglia gigante. Luisa lives in Faenza, Emilia-Romagna, where she is well known for making huge pasta sheets. To make 7.5 kilos of dough, Luisa uses 5 kilos of 00 flour. She makes a well in the flour which has to have high edges to stop the eggs escaping. Si pensa sempre che farla più piccola si riesce a contenere meglio le uova, ma è esattamente l'incontrario, perché dopo si rompono gli argini. Luisa is adding 50 of them, one for every 100 grams of flour. The rich yellow of the yolks gives the pasta a better color. Sono brave queste galline. Luisa is a professional pasta maker, called a sfollina in Italian. She used to demonstrate in the window of her local restaurant. The eggs need to be scrambled a bit before she gradually mixes in the flour. Piano piano si incorpora tutta la farina. Then the dough has to be kneaded thoroughly until it is smooth and silky. This takes a good 20 minutes. Certo che bisogna avere il posto, perché con un tagliere formato famiglia. Quello che vuoi. Insomma, fin da piccola mia mamma, stavo sempre in cucina a guardare mia mamma, però non l'ho mai fatta da piccola. Poi da grande ho provato con scarsissimi risultati. La grande età. Ma diciamo quando sono nati i miei figli, diciamo verso i 30 anni. E poi piano piano mi sono fatta aiutare. È sempre mia mamma, mia nonna, sì, ma soprattutto mia mamma. Un bambino. Un bambino grande poi, perché 7 kg e mezzo. Ma non si fa fare questo. Mia mamma, sì, continua a fare la pasta. Quanti anni ha? È del 37. Luisa then slices off a more manageable amount. La separi in parti e poi metti via quella che... E poi la metto via perché comunque deve riposare, perché è più facile da tirare. Both pieces need to rest. The larger lump goes into the fridge for later. Questa la lasciamo riposare. Benissimo. She wraps it well to stop it from drying out. While the pasta rests, Luisa makes the filling for her ravioli. Come lo chiami questo, Luisa? È granadelle, questo. È una cosa romagnola che non può mancare in nessuna casa dove si fa la pasta. Questo me l'ha regalato mia mamma. E adesso facciamo il ripieno intanto che l'impasto riposa almeno mezz'ora. She is using 200 grams of burrata, which is a cream-filled ball of mozzarella. Next, she adds 100 grams of cow's milk ricotta, 50 grams of grated Parmigiano cheese, a pinch of salt, and plenty of black pepper. Pans are the best tool to mix everything together. This is a modern filling for ravioli because burrata are from southern Italy. La burrata si scioglierà proprio come uno addenta il raviolo, si scioglie immediatamente, darà un gusto. Luisa places it in a piping bag before chilling it for 30 minutes. Questo è il nostro ripieno. Luisa didn't start making pasta by hand regularly until she was 30 years old. Incominciamo. La pasta ha riposato, quindi adesso si tirerà bene. È trattata in un modo che non diventa nera e non fa i grumi, è proprio adatta a questo tipo di lavorazione. Cerco di avvolgerla sempre quando la giro, così non si deforma.
adesso c'è anche il camino acceso e quindi... Oddio, mi dispiace. Il camino acceso, spiegalo Luisa. Asciuga molto l'impasto e quindi dopo diventa più faticoso, soprattutto se uno deve fare della pasta ripiena. L'ambiente caldo favorisce l'asciugatura. Però ovviamente se uno la vuole fare grande la deve ovalizzare per forza, perché le braccia... She took a pasta rolling course and this breaststroke swimming style is what professionals use because it's efficient. Se la vogliamo guardare contro luce si vede che nei bordi è un po' grossa, è leggermente più grossa e quindi io so che devo ancora insistere in quei punti. Spendendo 1,2 kg. Esatto, 1,2 kg di impasto. Quindi Luisa, qual è la sfoglia più grande che tu hai mai fatto? In genere sulle 8 uova e la sfoglia più grande senza immacolata, senza difetti, era 1,78 m. Poi ne ho fatte anche di più grandi, però magari scappa il bucanino, scappa la piega e dopo non vale. And she started making giant pasta sheets to compete with her sister. Now for fun she occasionally enters pasta rolling competitions. Il mattarello è già arrivato. Adesso faccio una cosa anche laterale. È arrivato al suo perché. An 8 egg dough will make a 1.78 meter long sfoglia. It cannot be wider than the width of your arms, and therefore it is oval in shape. Luisa lets the pasta hang over the edge to anchor it and to help with extending the dough. And there you have it, a curtain of pasta. Se mi cade la rifacciamo. Va va là. Qua si sta. Vai vai. Wow. Se contasse per dimagrire sarei uno sfilatino, To keep it manageable, Luisa folds it up to work on the edges. Dopo la vogliamo misurare? Ah, certo. Notice how she doesn't use lots of excess flour. This is because her dough has the right hydration and consistency. It's not sticky and handles like heavy linen. Luisa has made the pasta sfoglia a bit shorter and therefore a tiny bit thicker because she's making ravioli, not tagliatelle. Luisa says using bigger pasta sheets makes ravioli making more efficient. Quant'è Luisa? 1,54. Se la faccio troppo sottile i ravioli dopo si aprono in cottura. Molto orgogliosa? Molto. E tuoi figli la mangiano la tua pasta? Pasta? Luisa. Sì, sì, la mangiano. Più il marito dei figli. Perché le figlie femmine sono sempre a dieta. She uses a 7 cm cookie cutter to create her circles. La burrata è rimasta un po' in pezzi, ma è meglio, così si scioglie. Then she gently presses down with the blunt edge of a 5 cm cutter to exclude the air. Adesso cerco di delimitare il ripieno così l'aria fuoriesce completamente e non si aprono in cottura. Vedi, così l'aria è uscita tutta.
She creates the ravioli using her larger cutter. She wants a pasta edging. Poi comunque a me piace che rimanga anche un po' di sfoglia attorno in modo da sentire anche il sapore della sfoglia, perché la sfoglia comunque buona, fatta con le uova buone, farina buona, e deve essere una cosa equilibrata. Non si deve sentire né troppo il ripieno e né solo la sfoglia. Ci deve essere un equilibrio. She will slice the leftover bits into pasta squares called quadrucci for use in soup. Ecco, sono pronti da andare in pentola. Luisa is cooking enough for two people. She melts generous amounts of butter and brings salted water to the boil. Peccato che non si sente il profumo nella telecamera. These are white truffles, which her sister has foraged. To buy them is extremely expensive. Luisa uses a brush to clean one. The ravioli only need a minute or so to cook once they have returned to the boil. Cosa stanno in cottura? Basta che stiamo... appena vengono a galla aspetto pochissimi attimi. Ed è cotta subito perché è fresca. Luisa pours over the melted butter and uses a mandolin to shave some truffle over the ravioli. Adesso aggiungiamo il tartufo. This is a very special dish. Buon appetito! La pasta è pronta! Ravioli di burrata al tartufo. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies. Sei soddisfatta del risultato? Molto buoni, guardate la burrata. Si scioglie in bocca, buonissimi. Per le feste questi sono speciali. Ciao ragazzi, a presto, ciao. Grazie, grazie. Luisa. Ciao, grazie. Ciao.